Ciao, sono Cecilia Sardeo, fondatrice di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale e imprenditoriale, prevalentemente al femminile, anche se naturalmente, come sapete, gli strumenti, le strategie e le tattiche sono praticamente sempre unisex. E non è da meno il tema della puntata di oggi, che è lo smart working. Impareremo cioè a capire come possiamo implementare la gestione remota di un team alla nostra azienda, e lo faremo prendendo a prestito delle idee chiave piuttosto potenti tratte da un gruppo imprenditoriale abbastanza grosso, la Deco Group. Prima di tuffarci nel cuore della nostra puntata, ti ricordo come sempre di iscriverti al canale YouTube attivando la campanellina delle notifiche, oppure di iscriverti via mail se stai guardando l'episodio dal sito biz-academy.it/podcast per non perderti nemmeno un episodio. Siamo pronti per cominciare! Ciao e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Oggi ho il piacere di essere qui con Silvia Zanella, responsabile a livello globale del digital marketing per Adecco Group. Ciao Silvia e benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Silvia, tu hai una vastissima esperienza nel mondo del marketing e della comunicazione, e oltre a questo hai anche una grande passione per il futuro del lavoro, digitale e non digitale. In qualità di giornalista, tra l'altro professionista, collabori con testate importanti, il Corriere.it, è dove scrivi per La Nuvola del Lavoro, che è il più importante blog italiano sul tema del lavoro, e anche su Wired.it. A proposito di lavoro, oggi affrontiamo un tema che peraltro non solo è molto attuale, ma mi tocca anche molto da vicino, perché ho trasformato un po' tutto il mio modo di lavorare in termini appunto imprenditoriali da un setup molto tradizionale in ufficio ad un setup completamente direi caotico inizialmente, quindi un setup remoto dove tutto il team è distribuito in vari paesi, in varie time zone, ed è stata ed è tuttora una bella sfida, con un sacco di vantaggi, un sacco però anche di ostacoli che magari non siamo abituati ad affrontare. E di questo parleremo oggi, dalla selezione alla formazione alla retention dei talenti, che poi sono tutte problematiche che affronta qualunque tipo di azienda tradizionale. Diventano però tematiche quasi incognita nel momento in cui ci addentriamo in questo ambito dello smart working, che di cui diciamo parlano tutti e su cui dobbiamo fare un po' di chiarezza. Quindi Silvia, ti chiedo direttamente, facci un po' di chiarezza su questo benedetto smart working e aiutaci a capire se è davvero per tutti intanto. Ok. Allora, la parola smart working è entrata un po', diciamo, nel gergo comune da circa 4-5 anni. Inizialmente sembrava un privilegio di pochi e soltanto ad appannaggio delle grandi multinazionali o diciamo di quelle strutture che guardavano un po' più in là del proprio naso, mentre adesso comincia ad essere qualcosa che riguarda più personalità e più tipologie d'aziende. Nel concreto si tratta di trovare un bilanciamento diverso tra vita privata, quindi diciamo i propri interessi personali, la propria cura familiare, le proprie passioni, tutto ciò che riguarda diciamo il nostro intimo, rispetto alla nostra vita aziendale e professionale. Quindi evidentemente c'è stato uno shift molto forte tra quella che era la visione tradizionale del lavoro, il classico 9 to 5, quindi entro, timbro il cartellino ed esco, a una situazione in cui la gestione del carico di lavoro era assolutamente resa più autonoma grazie appunto all'introduzione del cosiddetto lavoro agile. Lavoro agile che prevede da pochi mesi in Italia anche una nuova legislazione, finalmente il legislatore è intervenuto ed è andato diciamo a definire più nel dettaglio di che tipologia di lavoro si tratta, come viene regolamentata, che tipo di retribuzione gli viene assegnata e quant'altro, e va in qualche modo a regolamentare e a dare soprattutto un'interpretazione, una cornice di senso a qualcosa che era già realtà. Come tu dicevi prima, una delle mie grandi passioni è il futuro del lavoro, ma continuo a pensare in maniera sempre più insistente che il futuro del lavoro sia in realtà già qui. Le persone, tu per prima, hanno esigenze diverse, si lavora in team cross nazionali se non continentali, si lavora a più ore del giorno, in più momenti, si lavora il weekend. Quindi diciamo l'attenzione del legislatore verso lo smart working è stata proprio quella di capire come meglio conciliare le esigenze da un lato di produttività dell'azienda con quelle personali del singolo lavoratore,
così da poter concentrarsi sulla sua performance invece che sulla sua permanenza in ufficio. Io trovo che sia un passo culturale gigantesco e sono fiera che il Comune di Milano abbia abbracciato prima di altri questa onda, introducendo qualche anno fa la settimana del lavoro agile che si svolge tutti gli anni a fine maggio. Ed è qualcosa che in qualche modo provoca discussione e provoca cambiamenti nella leadership. Mi spiego meglio. Inizialmente era vista come una cosa per farsi i fatti propri. Fai lo smart working, fai vacanza, stai a casa, stai in pigiama, chissà come fai la conference call. In realtà, si tratta invece di focalizzarsi su quello che è l'obiettivo professionale, che quindi deve essere molto chiarito dal proprio manager, e anche questo non è banale, perché spesso, come dire, chi comanda non ha bene in mente cosa vuole che tu faccia. E dall'altra parte l'attenzione viene invece posta sul raggiungimento dei risultati. Quindi non mi interessa dove sei, non mi interessa come lo fai, mi interessa che tu raggiunga l'obiettivo. Diciamo, nel tempo che abbiamo prestabilito. Quindi che tu ci lavori la sera, che tu ci lavori la mattina, che tu ci lavori da un parco, che tu ci lavori da una spiaggia, mi interessa poco. Chiaro che poi, diciamo, tutte queste novità, diciamo, a raffronto di un approccio fordista o comunque insomma similfabbrica che ha dominato fino a pochissimo tempo fa, sembrava da un lato utopistico, ma dall'altro anche, diciamo, poco serio. Si è invece cominciato a capire che innanzitutto non era per nulla poco serio, ma anche perché se non produci lo smart working, come dire, si autoelimina, non ci sono grandi possibilità di fare diversamente. E poi perché veramente le persone, forse proprio perché sfidate ad essere più performanti, lo diventano davvero. Quindi siccome sanno di avere un privilegio che appunto la giornata dello smart working al posto di essere qua fissa da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo posso andare a quell'appuntamento che mi ero prefissata fuori che mi avrebbe richiesto di prendermi 3 ore di permesso, ci consente appunto di raggiungere anche un benessere. È chiaro che poi ci sono benefici più in generale per la società nel suo complesso. Pensiamo ad esempio alla riduzione del traffico. Io abito a Milano, tu hai vissuto fino a poco tempo fa a Kuala Lumpur, sappiamo perfettamente il commuting time, quindi il pendolarismo, che tipo di costi abbia, costi sulle persone, costi economici, costi sulle persone intendo ore spese a stare su un treno piuttosto che peggio ancora in macchina, e spese ovviamente di ambiente, cioè diciamo la pollution, l'inquinamento legato alla mobilità è un tema importante sul quale si può cominciare a ragionare in maniera molto forte, senza contare che tutto quello che non fai in pendolarismo lo puoi fare a casa, quindi puoi lavorare di più alla fine dei conti. Quindi è facile in qualche modo riassumere così. Ci sono tanti impatti dello smart working sulla singola persona, sulla sua vita personale, sulla sua vita professionale, sull'organizzazione, sulla leadership, sulle modalità di promozione e di riconoscimento del lavoro delle persone, ma anche sulla società nel suo complesso, dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista ambientale. Mi piace moltissimo questa introduzione, peraltro hai toccato due aspetti che davvero ho vissuto da vicino e che sono a mio avviso cruciali perché la gestione di un team da remoto come leader, come manager, come supervisor, a seconda di qual è il nostro ruolo, possa effettivamente risultare efficace. La prima è la chiarezza della comunicazione, che peraltro spesso non è chiara neanche in un contesto fisico, lì però è quasi la norma, nel senso che hai la possibilità di andare ad interrompere, aprire la porta dell'ufficio, chiedere delucidazioni, fare il poking nella spalla del collega, insomma, in qualche modo questo poi aumenta le interruzioni, però è considerata quasi la norma. Laddove, se c'è mancanza di chiarezza e di comunicazione in un team da remoto, il lavoro ristagna, cioè non si va avanti, soprattutto se poi all'interno del team il lavoro di ciascuno è legato a quello di qualcun altro e c'è una timeline abbastanza precisa. Quindi la prima sfida che mi viene in mente e che in effetti ho vissuto io stessa è capire quando all'interno di un team da remoto non viene raggiunto un risultato, capire
capire quanto effettivamente è dovuto alla mancanza di comunicazione del risultato stesso, quindi dell'aspettativa, e quanto invece sia dovuto magari ad un misfit, quindi al fatto che la persona in questione non lavora nel modo più efficace in un contesto dove, diciamo, è puramente libera di scegliere. Perché io credo sia anche giusto dire che lo smart working non è per tutti. C'è chi ha bisogno di un continuo confronto o di una continua, non mi piace chiamarlo micromanaging, però in un certo senso è così, quindi di un rapporto costante con chi effettivamente ci affida un certo compito. Ha bisogno, ecco, di un contenitore, laddove quando lavori da casa o da un coffee shop o da una biblioteca, lì sta a te, cioè nel senso devi gestirlo tu questa tua libertà, e non è sempre facile. Quindi come capire dov'è l'inghippo, quando qualcosa va storto e non riusciamo a raggiungere il risultato che ci eravamo detti? Allora, tocchi un tema cruciale, perché come dici lo smart working non è per tutti, ma secondo me è importante introdurre in ogni caso una qualche forma di formazione, perché lo diventerà necessariamente. C'è un tema di real estate, c'è un tema di mobilità internazionale, c'è un tema di cross team, quindi c'è un tema di automazione, quindi verosimilmente non solo il tuo collega non è più lì o non è più in quella nazione, ma magari è un robot. Quindi evidentemente si cambiano anche le modalità di relazione tra peers, no? Quindi questo fa sì che sia essenziale cominciare a ragionare su modalità diverse di lavoro. Tornando ai tuoi due punti, in primo luogo la comunicazione è essenziale, e lo dico usando un termine, diciamo, che deriva anche dalla teoria dell'informazione, che è ridondanza. A scapito di essere, come dire, insistenti, a scapito di essere ripetitivi, è sempre meglio mettere in piano un progetto di comunicazione che ripete e ribadisca i vari step e che abbia diversi punti di contatto e punti di controllo in cui si verifichi qual è lo stato di avanzamento del progetto. Proprio perché non ci sono punti di contatto de visu, faccia a faccia, la comunicazione deve essere il più cristallina possibile e il più chiara e, ripeto, ridondante possibile, a costo di sembrare un po' anziani, ma è proprio quello che serve per far trasferire determinati concetti e dare alla persona la possibilità di farli, diciamo, introiettare e digerire il più possibile. Poi c'è il secondo punto, che è quello che dicevi tu: ci sono persone che fanno fatica a lavorare in un contesto da remoto, e quindi a volte il fallimento di un progetto non è legato alla mancata comunicazione o alla mancata implementazione di determinati tool, perché per fortuna se ne sono sviluppati un sacco negli ultimi 6 anni, che hanno oggettivamente facilitato molto il lavoro, ma esiste anche un tema, diciamo, caratteriale di formazione. C'è chi ha bisogno fisicamente di incontrarsi molto spesso, c'è chi ha bisogno di avere appunto una relazione diretta. Io credo che questa cosa sia comprensibile, sia umana, e non ci sia anche nulla di male di per sé. Metto soltanto un piccolo campanello d'allarme, o comunque insomma un punto di attenzione, nel dire attenzione, perché quel tipo di lavoro lì verosimilmente da qui a 10 anni, non dico che non esisterà più, perché evidentemente dipende anche dal tipo di professionalità che hai, ma sarà molto modificato. Quindi è importante, come dire, essere molto plasmabili e aperti alla novità. Perché questo ci permetterà, diciamo, di avere anche un certo tipo di benessere sul luogo di lavoro, perché nel momento in cui digeriamo male la distanza, nel momento in cui facciamo veramente fatica a, come dire, a relazionarci con persone lontane piuttosto che con non umani, con tool, con bot, con quel che è, veramente stiamo mettendo un po' le ali, tarpando un po' le ali alla nostra professionalità. E tenuto conto che anche per chi è nei suoi 40 anni ne ha altri 30-40 davanti a lavorare, mettere già un tappo adesso forse non è un'ottima idea. Quindi abbracciarla come opportunità di crescita anziché come un ostacolo per il quale non siamo portati, questo dal punto di vista del candidato. Assolutamente, nel senso, questo lo verifichiamo anche, io ho l'enorme fortuna di avere un punto di osservazione molto privilegiato, sia come azienda per la quale lavoro, ad Eco Group, quindi chiaramente ci occupiamo di tutta una serie di soluzioni legate alle risorse umane, in primis la ricerca e selezione, ma anche come team. Il mio team è fatto da 60 paesi,
quindi tutte le time zone che potete immaginare ce le ho tutte, e ho una sola persona in Italia, e, fra l'altro di origine polacca, quindi in realtà non parlo italiano nemmeno quando sono fisicamente in ufficio, quindi non ho possibilità di parlare in italiano con nessuno. Il mio capo è a Londra, il resto del marketing communication team è a Zurigo, e ciò nonostante ho mille modi di entrare in contatto con loro e di autoformarci. Quindi, proprio perché anche le altre persone sono nella stessa situazione e comunque dobbiamo raggiungere degli obiettivi comuni, perché chiaramente facciamo dei progetti insieme, credo che scoprire questa dimensione sia stato uno degli elementi più arricchenti del mio percorso professionale negli anni più recenti, perché proprio è un altro modo di lavorare che fa sì che quando io mi trovo in Italia e magari partecipi a riunioni classiche rimanga un attimo basita, perché in realtà hai poi uno shock culturale inverso, quando vedi quanto tempo si perde, quanto poco si arriva preparati, quanto poco debrief c'è. E invece quando sei alla lontana, diciamo, devi per forza misurare quello che fai, perché sennò lo spago si perde nel giro di 3 giorni. E invece avendo, diciamo, la necessità di fare il punto periodicamente, diciamo, non puoi nasconderti. E quindi è paradosso che mentre in una sala riunione gremita ti puoi nascondere, e a distanza non lo puoi fare. Silvia, a costo di sembrare un pochino egoisti, c'è anche da dire che è vero, lo smart working è qualcosa che, come dici tu, sollevando un po' un campanello d'allarme, tutti dobbiamo considerare come parte del nostro futuro. È anche vero che quando abbiamo un team, quando non siamo parte di un gruppo enorme, quindi di una grande corporation, abbiamo comunque un piccolo team che stiamo creando da zero, che stiamo costruendo da soli. Piccolo, medio, grande che sia in realtà, però quando ci troviamo comunque in una dimensione un pochino più ridotta in termini di risorse e di tempo necessario per la formazione, è chiaro che appunto a costo di sembrare egoisti dobbiamo cercare di individuare subito i talenti giusti, cioè le persone che sono effettivamente in grado di autogestirsi. Certo, la formazione è importante, però riuscire a cambiare il mindset, l'atteggiamento, le abitudini che magari si sono costruite in anni e anni e anni di lavoro completamente diverso, è chiaro che possono risultare poi un peso per tutto il resto del team e una perdita importante e ingente di risorse, sia economiche che di tempo per l'azienda. Quindi una delle sfide più grandi che io personalmente mi trovo ad affrontare costantemente sono i famosi colloqui, dico famosi perché avvengono su Skype e quindi sono nel nostro caso spesso la prova del 9, nel senso che oltre a quello non c'è altro, facciamo un sacco di colloqui, ma spesso la persona comincia a lavorare con noi prima ancora che noi l'abbiamo mai vista, noi come team l'abbiamo mai vista fisicamente. Quando poi incontri la persona fisicamente, immediatamente individui tutta una serie di pattern, di aspetti che prima non avevi notato e che poi ti aiutano anche a capire come mai magari il lavoro di quella persona non si sta rivelando all'altezza delle aspettative inizialmente settate. Quindi, dopo tutto questo preambolo, ci sono delle domande particolari che faresti ad un candidato su Skype o candidata che sia per ridurre il margine d'errore nella selezione di qualcuno che deve lavorare da remoto? Allora, la selezione non è una scienza esatta e quindi ovviamente si procede, diciamo, per grandi numeri e la selezione come è stata fatta fino adesso è stata fatta nella storia della selezione, il 95% è stato fatto deviso. Quindi è chiaro che ancora non abbiamo sufficiente esperienza dei colloqui via Skype o via altre forme di video intervista, che fra l'altro stiamo testando anche noi con l'intelligenza artificiale e quant'altro, che ci possono dare dei risultati, diciamo, ancora statisticamente rilevanti. Fatta questa doverosa premessa, perché ovviamente, il selezionatore è comunque sempre una persona a sua volta, quindi è chiaro che non ha la sfera di cristallo e può avere dei bias a sua volta. Io credo che ci siano delle cose che possono essere utilizzate in maniera segnaletica, ovvero delle cose che ci possono suonare bene piuttosto che ci possono in qualche modo insospettire, no? Rispetto al profilo che cerchiamo. Quindi chiaramente un'esperienza, parto dalla cosa più banale, un'esperienza precedente è il chiaro punto di partenza che aiuta a capire se questa persona ha ancora voglia di rimettersi in gioco in una situazione del genere. Situazione precedente che potrebbe essere anche un banalissimo e comunissimo freelancing, perché non è detto che una persona debba aver necessariamente varcato i sette mari per
per essere brava nello smart working o nel remote working. Lo può essere tranquillamente nel momento in cui aveva 60.000 stakeholder, perché è un grafico e lo fa per tanti clienti in tutta Italia, e banalmente è la stessa cosa che se ce l'avesse in Spagna, quindi non è così diverso. E quindi diciamo un'attitudine al freelancing e all'autoimprenditorialità, secondo me, è qualcosa da testare in maniera molto 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 precisa. Autoimprenditorialità che secondo me si vede anche da fattori più fini. Quindi per esempio io una domanda che faccio sempre è: come organizzi le vacanze? Cerco di capire se questa persona ama andare in giro con lo zaino in spalla, come traccia diciamo i suoi percorsi, come si fa le sue escursioni, come gli piace. Entro abbastanza nel dettaglio di questa cosa, perché secondo me oppure cerco di capire, magari mi dice: no, vado in resort 15 giorni all'anno e chiudo i bambini dentro al playground e non se ne parla più. E ci può stare anche quello, cioè non necessariamente, però se dipende ovviamente sempre da come è motivato, no? Quindi diciamo un incuriosirsi rispetto alla modalità delle vacanze, secondo me è sempre ben una buona cosa da fare, perché ci dà veramente il senso di come questa persona fa le sue cose a cui tiene, no? E come se le organizza, che stato di libertà ha, che stato di auto-organizzazione ha, come prende informazioni su quel determinato posto, se va su internet, che canali attiva. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che sono replicabili assolutamente sul mondo, diciamo, del lavoro, che hanno a che fare con, appunto, con la gestione del tempo libero. Quindi questa è assolutamente una domanda. Dopodiché bisogna un po' capire questa persona, se fa delle attività o se le ha fatte in passato che l'abbiano portata a lavorare per obiettivi. Quindi per esempio capire meglio come ha gestito una situazione particolarmente difficile, come ha gestito l'assenza per esempio di un capo o di un... Ci sono contesti in cui soffri un po' della mancanza di qualcuno, allora magari andare a indagare, a sondare un po' le situazioni che in quel caso sono più estreme, perché nelle situazioni di ufficio classico non è la norma non vedere il tuo capo, no? E quindi capire quanto a disagio o quanto magari invece questa persona si sentisse galvanizzata dal poter gestire le cose da sé, no? Quindi ci sono secondo me degli aspetti che non sono tanto la singola esperienza e la singola competenza, ma perché quelle le do in qualche modo per scontate. Cioè se sei arrivato a fare il colloquio significa che almeno sulla carta un certo tipo di skill le hai, un certo tipo di esperienze le hai fatte. E più, e questo vale anche, tu facevi la premessa, no? Sono un po' egoista. Tutti i datori di lavoro sono egoisti, tutti i responsabili del personale sono egoisti, perché vogliono la cosa migliore per far funzionare meglio la propria famiglia professionale, il proprio staff. Meno male che sono egoisti, meno male che siamo egoisti, perché se no, se facessimo le cose senza metterci, diciamo, dell'emotività e, come dire, del desiderio di fare meglio, sarebbe tutto appiattito nella migliore dei casi, insomma. Quindi davvero io andrei a sondare aspetti soft, proprio perché ci dicono molto più della persona di quanto non possa, a meno che ovviamente non sia una figura stratecnica in cui devi capire se poi questa persona sa farlo o non sa farlo, ma questo lo devi guardare comunque. Preferirei diciamo mettere un pochino più di carboni ardenti su altre domande, ovviamente senza mai scadere nell'aggressività o nell'intrusione nella vita personale, questo è ovvio. Però capire un po' come si relazioni in situazioni di un po' di disagio, secondo me è una buona cosa. Quando facciamo la tipica domanda, che non so in realtà se sia parte delle domande che fate voi, però come gestisci il tuo tempo, no? Una delle cose che chiedo spesso è quali sono la giornata tipo, quindi come, sì. Soprattutto se parliamo di qualcuno che effettivamente è un freelance e ha già un'esperienza di lavoro in remoto, la giornata tipo. Chiaro che ti arriva una giornata tipo che è assolutamente perfetta, è la giornata tipo che troveresti sul manuale, la giornata tipo che probabilmente neanche tu, con tutti gli anni di esperienza che hai alle spalle, sei mai riuscita a vivere se non forse una volta. E come cerchi di filtrare tra realtà patinata e invece autenticità su Skype? Ma io sono molto... Allora, Skype aiuta perché comunque tu vedi l'espressione del volto delle persone, e io devo dire che sono molto tranchant, nel senso che se uno mi rappresentasse una realtà dorata, gli farei subito challenge. Cioè, cercherei immediatamente di mettere in discussione questa cosa, perché non è possibile che la giornata funzioni in maniera ideale, perché magari, cioè, se ha la soluzione, che venga immediatamente a lavorare qui, e cercherei di, come dire, di mettere questa persona, come dire, in qualche modo
non dico in difficoltà, ma porterei in evidenza, porterei in risalto quegli elementi che mi sembrano quantomeno contraddittori o non realistici, ovviamente sempre in maniera gentile, la professionalità non viene mai meno, però sicuramente gli chiederei appunto anche in maniera ironica qual è il suo segreto, così, perché sarei curiosa di capire la sua reazione e sono convinta che la persona di fatto lo faccia con la migliore delle intenzioni, senza nessuna volontà di dolo, è semplicemente che pensano che quella sia la risposta che il selezionatore si aspetta, mentre il selezionatore è una persona impressionista come te che sa che le giornate non sono mai come dovrebbero essere e quindi vuole sentire la tua versione più autentica. Quindi io farei challenge pesante. Mi piace molto l'usare l'ironia, che in effetti è forse anche il modo più simpatico e leggero. Sì, di... esatto, cioè senza come dire polemizzare o senza essere in nessun modo violenti, però sicuramente come dire la messa in discussione è la base di ogni relazione, quindi il senso critico me lo aspetto anche da questa persona, cioè non... Assolutamente. Quindi abbiamo trovato il nostro candidato ideale. Ora c'è la fase forse più delicata, che è quella dell'inserimento di questo candidato in un team che non vede o che si vede solo virtualmente. C'è un onboarding process, un processo appunto di integrazione che utilizzate, e se sì, quale, per quanto tu possa condividere, per aiutare qualcuno ad integrarsi nel team che lavora da remoto? Ok, allora qui secondo me bisogna fare una distinzione: persona che lavora da remoto in qualità di freelance perché l'azienda è piccolina e quindi ha una persona qui, una persona qui, una persona qui, e persona che lavora da remoto perché l'azienda è multinazionale e quindi ha molteplici sedi. In questo secondo caso è più facile, perché è vero che lavora da remoto con te, ma contestualmente ha un secondo team, diciamo, di accoglienza, che pur non essendo il suo team di origine gli dà comunque una mano, quindi per esempio fa i piani di induction, illustra dove trovare le cose, se gli si rompe il computer sa come aiutarlo, eccetera. Quindi stiamo parlando di cose che sono comunque più o meno strutturate. Nel caso invece di startup o di situazioni più piccole in cui veramente l'azienda è fatta da quei singoli snodi, la cosa è da un lato più difficile, però secondo me più divertente, nel senso che comunque ci si possono inventare delle cose. A me piacerebbe molto, per esempio, laddove ci fosse, come dire, un nuovo membro del mio team, che ci fosse sempre per esempio un regalo per iniziare, no? Quindi quella mattina quella persona riceve, che ne so, una tazza per il caffè, che insomma ci porta a brindare al nuovo inizio, e magari quel caffè lo prendiamo veramente insieme, no? E usciamo entrambi, ci diamo appuntamento da Starbucks, io a Milano, tu a Singapore, però finalmente ci beviamo qualcosa insieme e parte, diamo diciamo il via alla nostra collaborazione, no? Quindi anche piccoli segnali di vicinanza umana, perché chiaramente se lo faccio dalla casa con la libreria è comunque un contesto di lavoro, che indichino che comunque voglio che tu avverta anche l'aspetto diciamo più emotivo, più umano, più relazionale della nostra collaborazione. Poi ci sono invece degli step che sono secondo me obbligatori, poi si decide come modularli, ma che sono chiaramente la condivisione di tutti i materiali e strumenti che questa persona avrà a disposizione, quindi un momento di induction che deve essere molto chiaro e a cui si deve dedicare del tempo. Quindi io quello che tendo a fare è darlo prima, cioè io do prima i materiali, anche se questa persona non ha cominciato, mi auguro che l'NDA sia sufficiente, e quindi dico: comincio a familiarizzare, comincio a vedere, così che quando si parte, siccome non è che lo assumi il giorno dopo è operativo, cioè non è che ti firma il contratto il giorno dopo è operativo, così che da lì a 15 giorni la persona abbia avuto modo diciamo di farsi un'idea della cosa, e possiamo strutturare diciamo l'induction con delle domande invece che con me che ti leggo dei documenti o che sfoglio dei PowerPoint. Quindi questa è la prima cosa, ovviamente se non ci sono cose strasegrete, straconfidenziali, ma questo di nuovo va al buon senso di chi eroga. Quindi faccio una pre-induction, così anche per creare un po' di engagement, cioè nel senso voglio che la persona arrivi motivata e desiderosa e curiosa, e che arrivi con delle domande. Questo mi aiuta anche a capire se è la persona adatta poi, no? Cioè i primi giorni, dalle domande che mi fa, capisco che interessi ha, dove si dirige il suo interesse per l'appunto. Quindi questo è qualcosa
che trovo sia fondamentale, purtroppo porta via tempo e non può essere fatto one shot, quindi non è che dici ok, tu entri lunedì, facciamo lunedì pomeriggio di formazione e poi addio. Non si può fare. Cioè, purtroppo la lontananza ha moltissimi elementi di efficienza, ma anche qualche elemento di non efficienza, che è questo. E la non efficienza, di nuovo, torno col tema della ridondanza, cioè touch point continui, rispiegare la stessa cosa, webinar, podcast, qualsiasi cosa che uno è lì, se la legge, se la guarda, no? Che poi appunto puoi riutilizzare, perché non è improvvisamente il business cambia, no? Cioè, se sei in un contesto, per quell'annetto lì più o meno i contenuti da veicolare saranno quelli, no? Quindi in continuazione far sentire, diciamo, la propria voce alla persona, così che si senta innanzitutto affiancata e accompagnata, ma poi che sappia di poter fare delle domande. E specialmente nei primissimi tempi farei dei momenti di videoconference molto, molto frequenti, proprio perché laddove c'è distanza si creano spesso malintesi, si creano spesso, come dire, leggere le mail non basta. Hai bisogno diciamo del tocco umano, tu asserivi una cosa importantissima, no? Quando poi vedi le persone ti fai tutt'altra idea. Nel mio caso, io avendo 60 paesi, non vedrò mai tutte le persone, ne ho viste sì e no un 10%, e soprattutto in Europa, quindi insomma c'è anche un tema di diversità culturale che oggettivamente non so padroneggiare se non per macro sentimenti, diciamo. E è chiaro che quando il team è più piccolo si può anche pensare, diciamo, degli incontri trimestrali, semestrali, che io consiglio sempre, cioè laddove non c'è, diciamo, un focus sul budget e sulle spese troppo alto, io un paio di giorni per vedersi li straconsiglio, perché comunque, come dicevi tu, La visione e l'interazione de visu ha con sé, porta con sé una serie di informazioni che non sapevi. Devo dire che quello che mi ha aiutato in questi anni è stato anche la vicinanza a questi miei colleghi attraverso i social network. Io so di bambini che nascono, magari anche di colleghi maschi, perché li vedo e quindi so in che momento è. Non è che vado a spulciare, è semplicemente come se fossero miei amici. A un certo punto, no? Comunque sono persone, ovviamente non sono connessa con tutti, altrimenti avrei 60.000 contatti, sarebbe un po' complicato. Però diciamo con alcuni di loro sono in connessione e mi fa piacere, cioè mi fa piacere vedere appunto che hanno passato buone vacanze, mi fa piacere che abbiano letto un bel libro, ed è un modo anche per star vicini alle persone, cioè io trovo che sia un'enorme possibilità. Uno può dire, è un modo di conoscere superficiale, ma non è che quando si va in pausa pranzo si parli dei massimi sistemi, non è che conosci veramente le persone. Cioè, io mi sono trovata in uffici in cui c'erano magari delle macro situazioni personali che proprio perché macro venivano tenute abbastanza giustamente segrete, quindi magari rischiavi anche di fare mega gaffe con persone con cui letteralmente condividevi la scrivania. Quindi un po', come dire, lo stereotipo dell'odore della carta che c'è per il versus il digitale è esattamente la stessa cosa per le organizzazioni. Non è che se stai fisicamente nello stesso palazzo, nello stesso ufficio, nello stesso piano, allora sai delle cose. È innegabile che la macchinetta del caffè, secondo me, sia il primo social network, perché alla macchinetta del caffè ci si raccontano un sacco di cose, sai i gossip, eccetera. Però ci avviamo a lavorare in un mondo in cui non possiamo bere alla macchinetta del caffè che non sia Starbucks da remoto. E quindi insomma dobbiamo cercare di fare l'uno e l'altro nelle condizioni fisiche che abbiamo. Silvia, ti chiedo una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi in relazione a questa fase di onboarding dove le comunicazioni sono necessariamente più frequenti. Questa è una cosa, per esempio, una degli impegni che io garantisco ogni volta che arriva un nuovo candidato è trascorrere con loro per il primo mese una mezz'ora ogni giorno. Poi è chiaro che queste mezz'ore possono diradarsi nel momento in cui questa persona è estremamente rapida e bastano 10 giorni perché assorba ogni cosa. L'altra cosa che diciamo, che hai nominato anche tu,
nei primi 3 mesi c'è la possibilità di fare le stesse domande quante volte la persona voglia, senza timore di sembrare sciocca o stupida o non abbastanza brillante. Quindi chiediamo proprio alle persone di continuare a ripetere le domande all'infinito, purché qualcosa che non è chiaro lo diventi. C'è però un downside di questo, che in realtà poi si protrae nel tempo e che credo sia un lato oscuro un po' del lavoro in remoto, e che è la tendenza a volersi far sempre vedere online, come se il fatto di rispondere immediatamente a un'email, immediatamente al messaggio del capo, del collega, o nei gruppi Slack è questo strumento che sta diventando sempre più cruciale per chi lavora da remoto e anche non. Questo però porta delle continue interruzioni, notifiche, bombardamenti continui, per cui qual è il tipo di approccio che tu inviti il team a seguire perché si crei un equilibrio tra momenti di interruzione di connessione, quindi di comunicazione, e momenti invece di focus dove non c'è la reperibilità online? Ok, questo ovviamente è un tema stracruciale su cui io sono attentissima. E però vorrei dividerlo in due risposte, se posso. La prima è che non è che improvvisamente lo smart working è il lavoro perfetto. E quindi ha dei difetti e ha dei downside, come dicevi tu. Ha delle cose che non funzionano, ha delle inefficienze, ha degli abusi anche, no? Persone che appunto non sanno bene gestire il tempo e veramente si guardano la televisione e poi forse non hai colto come funziona. Quindi è una cosa, cioè esattamente come ci sono i furbetti del cartellino, ci sono i furbetti di Skype, e ci saranno sempre di più, perché appunto poi la gente sarà sempre più sgamata, perché adesso siamo ancora un po' qua, no? Con la paura della tecnologia, ma a tempo 10 anni, appena i nostri fratelli più giovani verranno nel mercato del lavoro, ciao, questa cosa. Quindi non poniamo aspettative irrealistiche nello smart working, perché non risolverà problemi del mondo, ci aiuta a risolverne un sacco, ma non sarà la panacea di tutti i mali. Quindi questo è prima cosa. La seconda cosa riguarda la necessaria consapevolezza sulla gestione dei propri tempi di lavoro. È chiaro che se si lavora su più time zone, la tentazione di essere sempre, diciamo, in prima fila nel rispondere, o comunque nel far vedere che se anche tu sei a 6 ore di distanza, io ho visto la tua mail e quindi ti rispondo dello stesso, c'è. Io per prima ce l'ho, nel senso che comunque c'è la sindrome della prima della classe, dici no, ma allora ti faccio vedere che l'ho vista lo stesso. Poi ci ripensi e dici ma forse non mi sembra un modo di agire professionale, no? Nel senso che comunque non, per quanto essi stessi siano innegabilmente dei segnali di dire sono sul pezzo, perché è vero, cioè piuttosto che uno che non ti risponde mai, chiaramente insomma fa più bella figura chi ti risponde sempre. Però al tempo stesso chi ti risponde sempre perde un po' di vista il focus, e quindi è importante secondo me nei momenti di feedback individuale, ma magari anche nei momenti collettivi, no? In cui magari ci si raffronta col team, far presente che appunto è importante, proprio perché si lavora a distanza, mantenere una dimensione umana alla reperibilità, e anche che ci sono dei sanissimi momenti in cui si può staccare e si deve staccare. Quindi la non reperibilità è qualcosa di sano da farsi, un detox non è una parola che mi appassioni, perché non credo che ci sia tossicità inerente, c'è tossicità rispetto alla facilità con cui prendiamo in mano un telefono, e siccome una volta era più difficile prendere in mano un computer, poi è diventato un po' più facile con un computer portatile, con lo smartphone la notifichina è sempre lì. Io suggerisco proprio, la vita ti cambia dal punto di vista proprio dell'igiene mentale con la disattivazione delle notifiche. Allora, la disattivazione delle notifiche è la cosa numero uno da fare, lo faccio da almeno 5-6 anni, non sono mai stata meglio, eppure rispondo a tutte le mail, eppure faccio il mio. E però non ho la continua ansia da prestazione del ring o della vibrazioncina, perché ovviamente ti pone in una situazione di disattenzione, di mancata concentrazione, di ansia oggettiva, quindi disattivare le notifiche è fondamentale. Ma poi, prima ancora diciamo del piccolo trick tecnologico, c'è il tema culturale, quindi è
evidente compito e responsabilità del manager farti presente che lui per primo non vuole che tu lo faccia. Io in questo sono molto fortunata, ho un capo fantastico che appunto mi aiuta molto in questo senso e, non, e ha molto rispetto dei miei tempi e ha, diciamo, un'estrema considerazione delle modalità di lavoro. A mia volta vorrei farlo con le persone che lavorano con me. Poi può capitare l'eccezione, non è che allora cade la penna, perché sennò siamo appunto a capo. E può capitare la, diciamo, però in qualche modo, siccome nessuno di noi sta operando a cuore aperto, nessun altro, bisogna dare anche la giusta considerazione alle cose, secondo me. E anche per dare un esempio alla propria famiglia, ai propri fidanzati, ai propri figli, ai propri fratelli, cioè sapersi, come dire, affermare senza per questo rinunciare, diciamo, ad altre dimensioni, secondo me è essenziale. Poi è difficile, cioè io per prima ci casco, quindi non sto dicendo che ho, sì, non sto dicendo oh, la seduzione è facilissima, no, è difficile, però è un apprendimento, esatto, un allenamento, come dicevi tu. Silvia, come teniamo alta la motivazione di un team che lavora a distanza, oltre che con quello che hai già nominato, cioè degli incontri comunque di persona che possono avvenire una o due volte l'anno? Ci sono altre cose che fate per mantenere alto l'entusiasmo, soprattutto dopo diversi mesi barra anni che qualcuno lavora in questo team a distanza? Allora, ci sono innanzitutto delle survey che facciamo su piano mensile, per capire come sta andando. Noi siamo parte del Great Place to Work e quindi, diciamo, facciamo tutte le varie diverse edizioni e per fortuna e per merito ci classifichiamo sempre molto bene, però poi all'interno di ogni team si è liberi di rielogarle, diciamo, in forma rivisitata e corretta, perché sono appunto dei touch point che ogni manager decide di fare, e devo dire che questo è molto utile perché le fai e poi dai feedback. Non capisco i piani di promozione, non capisco i piani di incremento del salario, non capisco perché quella cosa è successa così. Ed è nel momento in cui è vissuta in maniera trasparente e onesta, magari tu come manager non hai sempre la risposta, perché non è che puoi dare aumenti di stipendio tutti i mesi, non è che puoi fare piani di formazione MBA ogni quattro momenti, quindi non è che necessariamente hai la risposta, però credo che si fondi poi un tipo di relazione molto più franca con le tue persone e viceversa. Quindi questa è una prima cosa, no? Perché proprio migliora la qualità del rapporto. E secondo me il miglioramento della qualità del rapporto fa aumentare la motivazione a mille, perché significa che stai bene dove stai, non hai bisogno di cercare altrove. L'altra cosa, invece un po' più ludica, sono delle mini forme di mini gamification, quindi facciamo dei piccoli campionati a seconda dei progetti che facciamo, con piccoli premi, che può essere il buono Amazon, che ovviamente vale per tutti, oppure appunto quando facciamo dei meeting in certe zone, magari facciamo vedere la cosa tipica. Poi sai, vivendo in Italia sono stata molto agevolata da questo punto di vista, e quindi ci inventiamo dei piccoli mini competizioni interne, nulla di che, però è qualcosa che comunque è sempre divertente e fa, poi sai, la motivazione non si mantiene e non si incrementa con attività di motivazione. La motivazione si fa facendo un buon lavoro tutti i giorni e ovviamente avendo dei momenti di particolare celebrazione, perché è giusto celebrare e va bene farlo, ma non è che se fai party ogni mese allora ah, fantastico, sono felicissimo di lavorare qua, se poi tutti i giorni mi tratti male o comunque non vedo il mio lavoro valorizzato o non sto imparando niente. Quindi la motivazione è molto più difficile di così, di come l'ho raccontata fino adesso, perché in realtà è un lavoro che è quotidiano. E le survey di cui parlavi, quindi questi sondaggi, mi immagino sì. Appunto lo stesso processo applicato ad un team un pochino più piccolino. Intanto sono anonime oppure no? Sono anonime. Poi è chiaro che lo puoi fare volendo, le potresti fare anche in team più piccoli, secondo me è chiaro che faticherebbero ad emergere cose importanti se non fossero anonime. Però io ci proverei lo stesso, cioè proverei innanzitutto per capire il mood e poi discutendone con loro capire se ha più senso farle aperte, non in chiaro, insomma non più in forma anonima, perché comunque ti danno davvero il sapore di com'è la situazione, no? E poi le fai ogni mese e vedi che alcuni problemi, cioè, caso nostro, alcuni problemi si risolvono, altri non si risolvono,
perché di nuovo non è che la survey ti risolve il problema, però te lo fa emergere ed eviti che la persona se ne vada se quel problema è risolvibile. Se poi quella persona vuole una menta di $4,000 tutti i mesi, forse non è risolvibile. Però di solito non è mai quello, quindi emergono cose più fini che invece fanno il benessere delle persone tutti i giorni. È una survey a domanda aperta? Ci fai un paio di domande ad esempio che sono sempre parte della... Certo, allora, mi sono chiari gli obiettivi del team, mi sono chiari i miei obiettivi, mi è chiaro cosa il mio capo si aspetta da me, penso che i piani di promozione siano democratici oppure ne ho capito i meccanismi, le politiche retributive sono eque oppure non lo sono. Quindi tutte cose molto macro. E poi ovviamente hai la possibilità di commentare sotto spiegando perché questa cosa ti ha infastidito piuttosto che ti è piaciuta. Però cioè, la cosa interessante è che le persone raramente ti sbraitano contro, però ti manifestano un disagio se ce l'hanno e quindi diventa tutto molto più costruttivo. Ovviamente se dai il feedback, perché se poi lo molli lì era meglio non farla. Quindi tutte queste survey ogni mese vengono commentate pubblicamente, in gruppo, non in one to one proprio perché sono anonime. Bellissimo. Guarda Silvia, grazie davvero per questa illuminante chiacchierata. Abbiamo parlato di un sacco di aspetti macro, però siamo riuscite anche ad entrare nella specificità di alcuni aspetti concreti che sono poi quelli che davvero possiamo metterci in tasca e cominciare ad applicare. Un'ultima domanda che ti faccio, sì? Così a bruciapelo. Quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te? Allora, per fortuna stanno diventando sempre di più e questo mi fa immenso piacere e mi fa immenso piacere che comincino ad essere sui palchi, ad avere visibilità, a fare iniziative come quella che stiamo facendo noi oggi, per la quale ancora ti ringrazio, perché davvero possono contribuire a uno stile di leadership differente e molto più in linea con la direzione che sta prendendo il mondo del lavoro adesso. Quindi sono in realtà in difficoltà perché le persone da intervistare sarebbero tante. Una su tutte ti direi Silvia Candiani, che è la CEO di Microsoft Italia, che ha avuto un percorso nazionale e internazionale interessantissimo di studio, di formazione e di esperienze professionali davvero, davvero forte e che mantiene uno stile, diciamo, di comunicazione e di leadership fantastico, che è riuscito a introdurre non solo, diciamo, elementi di diversity and inclusion molto forti nel suo team, metà del leadership team italiano è donna, quindi no, non stiamo parlando di un'aziendina, stanno crescendo a ritmi allucinanti, stanno facendo una serie di iniziative magnifiche e al contempo è un'azienda che, appunto, per tornare ai nostri temi, ha fatto lo smart working proprio cavallo di battaglia in tempi davvero non sospetti. Fantastico, grazie mille per questa ispirazione, per questo spunto che seguiremo immediatamente. Ragazze, per chi ci ascolta o ci guarda dal blog, vi ricordo che i punti chiave dell'episodio saranno sempre aggiunti qui sotto, in maniera che possiate trovare subito quello che vi serve, inclusi i link di riferimento agli approfondimenti di Silvia sul tema dello smart working e molto altro, perché Silvia scrive su un sacco di cose. Articoli. La prima cosa che dissi a Silvia quando ci siamo parlate su Skype è stato che, a proposito di distrazioni, ero entrata nel vortice da un articolo, ero saltata da un altro articolo, per cui ecco, a vostro rischio e pericolo. Esatto. Noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie ancora Silvia per essere stata qui con noi oggi. Grazie a voi davvero, a presto. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.